Ragazzi, io sinceramente anche oggi avevo voglia di mangiare qualche cosa di sano e quindi mi sono fatto arrivare un grandissimo mezzo pacchero con ricciola da Sano Sano. Ma non è pronto, me lo preparo io con ingredienti freschi e con la spiegazione che trovo all'interno della busta. All'interno della busta troviamo olio, scalogno, vino bianco, ricciola, succo di pomodoro, fumetto speciale Sano Sano, pasta, acqua di cottura, briciole di pane e prezzemolo. Tutto qui, tutto sotto vuoto. E andiamo con il procedimento. Rosolare gli scalogni delicatamente in olio, sfumandoli con vino bianco da lasciare gradualmente evaporare e restringere. Vamos. Olio Evo, scalogni, vino bianco. Vamos, padella pronta, acqua per la cottura della pasta già su. Passaggio 2. Saltare in padella i dadini di ricciola con olio all'aglio. Aggiungere il succo di pomodorini e fumetto speciale Sano Sano, lasciandolo un poco restringere. Dadini di ricciola sottovuoto già tagliati, fumetto speciale Sano Sano con zeste di limone, succo di pomodorini filtrato, tutto pronto. Adesso lasciamo ancora un po' lo scalogno che sta assorbendo il vino. Abbiamo aggiunto tutti gli altri ingredienti e adesso lasciamo andare un pochino, aggiungendo ogni tanto un po' d'acqua di cottura. Ragazzi, io ho cominciato a cucinare 4 minuti fa e tra 2 minuti è già tutto pronto. La cottura dei paccheri è quasi ultimata. Il sughetto con la ricciola e tutti gli altri ingredienti sta rapprendendo un pochettino. C'è un profumo strepitoso. Siamo quasi pronti per l'impiattamento. Adesso tiriamo su i mezzi paccheri molto al dente e li facciamo mantecare nel sughetto. Facciamo asciugare ancora un pochettino la salsa profumatissima, dopodiché aggiungeremo l'ultimo tocco che sono appunto le briciole di pane già tostate e già profumate. L'impiattamento è stato effettuato, aggiungiamo le briciole di pane per dare croccantezza al piatto e per asciugare ancora un po' il sughetto e i mezzi paccheri con ricciola sono pronti. Sano sano, buono come al ristorante.